Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video. Oggi vi mostrerò come ho realizzato una Ducati con il filo di rame. Questa è la Ducati interamente realizzata con il filo di rame. Possiamo vedere le ruote girevoli posteriormente e anteriormente. Anche lo sterzo è girevole. Questa è, diciamo, una Ducati 125 perché ha soltanto un cilindro e la marmitta è spostata lateralmente anziché centrale qui, ma l'abbiamo lateralmente. Possiamo notare il serbatoio con il tappo della benzina. Poi possiamo notare il contachilometri e la misurazione della benzina o dell'acqua, quello che insomma, dall'altro lato si può notare il pignone, eccolo qui, con la catena, eccola qui, pignone con la catena, avvicinando un po' di più si può forse riuscire a vedere anche il cilindro, eccolo qui, questo è il cilindro, da sopra forse, vediamo il cilindro con il pistone vicino. È stato realizzato anche l'interno del motore. Ho anche messo la mia firma by Simon Freezer, come possiamo notare. È tutta realizzata interamente in filo di rame, usando soltanto una matassa come questa di rame e un paio di pinze come queste. Non ci sono saldature come sempre, ma tutta legata e incastrata. È pesante circa mezzo chilo. Continuate a vedere i miei video e mettete mi piace se vi è piaciuto oppure se non vi è piaciuto, commentate come credete e continuate a seguirmi su YouTube cliccando semplicemente anche solo modellini in filo di rame oppure Simon Freezer oppure su Facebook, sulla mia pagina Facebook mettete mi piace su Simon Freezer. Ciao, grazie di seguirmi. Ciao.